Oggi siamo venuti a vedere dove nascono le prime 78.000 antenne a bassa frequenza di SCA, il grande Square Kilometer Array. Siamo a Volta Mantovana, Sirio Antenne è la società che sta costruendo le antenne Scala per il progetto Scalò e che sta collaborando ormai dal 2017 con INAF e con SCAO per la realizzazione di questo bel progetto. Allora, questa che vedete alla mia destra è il primo prototipo sviluppato da Sirio Antenne per INAF e che ha costituito la prima stazione di 256 antenne installate in Australia. Questa antenna ha subito un'industrializzazione, un'ingegnerizzazione ed è diventata questa, che ha diverse migliorie oltre che modifiche tecniche per consentire la produzione, e di questo modello saranno installate 78.000 antenne nel territorio australiano e costituiranno la prima tranche di antenne del Scalo Telescope. Sirio ha sempre prodotto, dal 1972, quando fu fondata da mio padre, antenne per diverse frequenze, fra cui anche quelle per cui Scala adesso è stata prodotta, per cui dai 27 MHz fino ai 2 giga e 4, 5 giga, che sono adesso praticamente le antenne che vengono utilizzate per diverse applicazioni. Ma Scala è un progetto completamente diverso, perché anche se le frequenze sono già di conoscenza Sirio, vengono utilizzate per tutta un'altra applicazione molto molto diversa, anzi direi unica, dal punto di vista scientifico, e di conseguenza nulla a che fare con quello che è la normale produzione fatta da Sirio fino ad oggi, ma direi fatta da quasi tutte le altre aziende italiane, perché italiane estere, perché è un progetto scientifico molto importante, e di conseguenza è un'antenna che rientra in un sistema, non l'antenna sola ovviamente. L'antenna è costituita da due antenne ortogonali, log periodiche, messe incrociate, che sono fatte in alluminio. Al vertice dell'antenna sono presenti due amplificatori a bassa cifra di rumore che servono ad amplificare il segnale ricevuto da ciascuna delle due antenne ortogonali. Il segnale ricevuto viene poi amplificato, viene poi convogliato attraverso il cavo coassiale che scorre all'interno dell'assemblato meccanico ed esce alla base del piede. Per Sirio è un progetto davvero molto importante, è una sfida importante perché, come dicevo, noi collaboriamo dal 2017 con INAF, ma è stata una collaborazione iniziale solo per fare della prototipazione. Adesso siamo arrivati effettivamente a fare la produzione e questo comporta sicuramente una sfida enorme per l'azienda, ma per tutti quelli che ci lavorano, perché ovviamente è un progetto molto importante al di fuori di quello che è il nostro abituale lavoro, per cui è una cosa che ci ha portato a sviluppare l'azienda, a collaborare con INAF, per cui ci siamo portati su altri livelli di conoscenza, ed è una cosa molto importante sia per la società che per le persone che ci lavorano. Uno degli aspetti più sfidanti di questa antenna è sicuramente garantirne le performance. Per garantire queste performance occorre necessariamente rispettare determinati requisiti di tolleranze meccaniche, performance elettriche. Per fare un esempio, su tutti quelli che sono gli elementi, i dipoli di cui è costituita questa antenna, tutti questi hanno una tolleranza millimetrica, sotto il millimetro, sulle lunghezze. Oppure, per fare un altro esempio elettrico, le performance di questo amplificatore, dovendo catturare quello che è un segnale molto basso, l'energia che arriva dal cosmo è molto bassa, le performance di questo amplificatore devono essere molto spinte in termini di introduzione di rumore, che anche questo dovrà essere altrettanto basso.